Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio De Lorenzi, sono il responsabile della branca oculistica dell'Artemisia Lab. Parliamo oggi di coronavirus e occhi. Il coronavirus è una malattia che coinvolge prevalentemente l'apparato respiratorio, però sappiamo che anche l'apparato oculare può venire interessato da questo tipo di infezione. In particolare, quello che siamo riusciti a identificare adesso è la compromissione di una congiuntivite, la classica congiuntivite virale che spesso è difficile da distinguere dalle congiuntiviti più comuni da adenovirus. Il paziente che quindi si accorge di avere una congiuntivite deve entrare in allarme perché potrebbe essere affetto da coronavirus. Si è visto peraltro che studi dello Spallanzani, studi del Policlinico Gemelli, studi anche internazionali ci hanno dimostrato che il coronavirus viene eliminato dalle nostre lacrime, quindi l'occhio risulta essere una porta d'ingresso e di uscita per questo microorganismo. Di conseguenza, se il microorganismo è presente nelle nostre lacrime, è possibile infettare una persona che ci sta vicino. È possibile invece essere infettati attraverso le lacrime, perché appunto il coronavirus potrebbe entrare all'interno del nostro organismo tramite questo particolare veicolo. Non c'è ancora una certezza su quelli che sono le effettive percentuali. Lo studio del Gemelli ci ha detto che francamente è piuttosto raro in corso di infezione di coronavirus avere poi la presenza del microorganismo nel nostro liquido lacrimale, però anche raramente è un'evenienza assolutamente da tenere presente. Questo fa sì che dobbiamo prendere degli accorgimenti molto particolari, sicuramente nel corso delle normali visite oculistiche, quindi quando il paziente si reca dall'oculista, l'oculista deve essere protetto con tutti i dispositivi di protezione individuale, deve fare molta attenzione alla disinfezione dell'occhialino di prova, dello strumentario, deve disinfettare tutte le lenti, ma anche quando il paziente si reca poi in un negozio di ottica a comprare gli occhiali deve fare grande attenzione che le montature siano volta per volta disinfettate per non indossare montature che siano state già provate da un'altra persona. Un ultimo aspetto fondamentale è quello che noi dobbiamo dedicare come attenzione alle lenti a contatto, perché le lenti a contatto sono prevalentemente di materiali plastici e materiali siliconici. Si è visto che il coronavirus permane fino a diversi giorni sulle superfici a base di silicone e di conseguenza l'igiene della lente a contatto deve essere assolutamente scrupolosa. Quindi indossarle con ancora maggiore attenzione rispetto a quello che facciamo normalmente, lavando le mani, disinfettando le mani prima di indossarle, e probabilmente è consigliato fare uso, laddove possibile, di lenti a contatto a ricambio frequente, vale a dire quelle che indossiamo la mattina e buttiamo la sera, per evitare di dover stare poi a fare la sterilizzazione. Laddove questo non è possibile, perché le condizioni tecniche del nostro difetto di vista non ci permettono di utilizzare una lente giornaliera, dobbiamo essere attenti proprio a esercitare questo tipo di lavaggio. Chiaramente tutto questo non ci deve far entrare poi in uno stato di ansia eccessivo, osservare sempre tutte le misure di pulizia e di igiene delle mani, però insomma penso che possiamo tranquillamente riprendere a fare una vita quasi normale senza privarci della gioia appunto di utilizzare un occhiale, di utilizzare una lente a contatto. Andrà tutto bene.